Questo lockdown ci ha dato modo di vedere come la natura si sia riappropriata di determinati spazi, ma appena allentato il lockdown, appena dati il via libera, tra virgolette, abbiamo rivisto scene inimmaginabili, diciamo, scene davvero dolorose, soprattutto per i nostri territori. Parlo dell'inquinamento del fiume Sarno, parlo dell'inquinamento che si è visto al canale Agnena sul litorale Domizio. Ecco, come state intervenendo e soprattutto cosa ha pensato appena visto quelle immagini? Beh, intanto ho registrato con piacere che durante il lockdown veramente la natura stava incominciando a riappropriarsi dei suoi spazi. Cioè, io un mare così trasparente non lo ricordavo da tanto tempo. In alcune zone dove non eravamo proprio abituati a vederlo così trasparente, o il avvicinarsi di, non so, i delfini, per esempio, in alcune zone del Golfo, rimanendo a casa nostra, non si avvicinavano così tanto. Ma io quasi non ne ho memoria, eppure gli anni ce li ho. E ho visto scene, non so, una cicogna che camminava mi pare, a Cagliari o in zona di Cagliari in mezzo alla strada, zampettava in mezzo alla strada, piuttosto che i daini che camminavano in non mi ricordo quale località del nord, ma la trasparenza dei canali di Venezia, per esempio. Ecco, perché lo dico? Perché là si è avuto la sensazione che la natura comunque vuole convivere con l'essere umano, non vorrei sembrare romantico nel dirlo, però vuole convivere con l'essere umano alle condizioni che l'essere umano gli consenta però di vivere alla natura e non di sopravvivere. Allora noi che abbiamo fatto? Proprio per questo, quei 3 mesi circa di lockdown abbiamo riorganizzato un po' i sistemi di controllo. E quindi, non so se hai fatto caso, che da quando il lockdown tende a diradarsi, a diminuire, è vero che sono aumentate chiaramente, purtroppo, le aggressioni alla natura, però sono aumentate molto di più i sequestri, le denunce e gli arresti. Parlo del controllo delle forze di polizia, tant'è vero che su quello di Agnena si è aperto un fascicolo riservato della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, dove c'è un procuratore della Repubblica molto sensibile, la procuratrice Troncone, che sta lavorando moltissimo sulla questione, ma essendo riservato non mi permetto di dir nulla, ma dove per esempio su Sarno abbiamo operato sequestri molto significativi. Se ti rammenti, un po' più di 10 giorni fa 12 persone sono state denunciate e una serie di aziende sono state sequestrate perché hanno iniziato a sversare, ed altre operazioni immagino che siano prossime nei giorni a seguire. La stessa cosa sul Po, è la stessa cosa in Calabria, la stessa cosa in Sicilia. Per dire che cosa? Che c'è un sistema dello Stato forte che sta scendendo in campo, probabilmente anche più forte e organizzato di prima. C'è chiaramente un sistema di ecocriminali che non si vuole arrendere al fatto che si può produrre nel rispetto della natura, ma che non vuole produrre nel rispetto della natura invece. Ma c'è anche questo che mi fa piacere registrare: uno, la sensibilità dei cittadini che 3 mesi fa non c'era, cioè c'era ma non così forte come adesso. Tant'è vero che a noi arrivano segnalazioni, denunce, esposti molti di più, in modo molto più marcato di quelli di 3 mesi fa. E questo significa, ma c'è anche un'altra cosa, che le associazioni di produttori, quindi gli imprenditori, ci segnalano proprio un percorso green che prima molti imprenditori guardavano con sospetto, che adesso invece vogliono percorrere. E questo è l'altro segnale positivo, perché per me l'imprenditoria sana, l'imprenditoria corretta, io direi green e sostenibile, è una grande ricchezza sulla quale noi, tra l'altro, come governo abbiamo anche messo delle risorse, quindi devono diventare degli alleati e non invece degli avversari. E su questo penso che stiamo lavorando in modo molto vigoroso. Ministro, come pensate invece di affrontare la situazione particolarmente specificamente del Sarno? Insomma, alla fine non è un tratto lunghissimo, il Sarno non rappresenta un corso d'acqua così lungo o sproporzionato. Ecco, perché si è concentrato tutto quell'inquinamento lì e cosa state particolarmente, come volete particolarmente intervenire in questa situazione? Il Sarno effettivamente ha una storia ormai antica di inquinamento, è considerato il fiume più inquinato d'Europa sicuramente.
per tutta una serie di vicende che sono collegate ad attività produttive che in taluni casi sono, non rispettano l'ambiente, non in tutti i casi, ma in taluni casi sì, ma anche di attività insediative civili, parlo delle foglie per essere chiari, che anche là non rispettano il percorso fognario, oppure di realtà comunali che non hanno ancora costituito le fogne e quindi il percorso che poi porta le acque scure, cioè le acque delle civili abitazioni, verso i depuratori. Allora qual è il tema? Il tema è che, chiarita di chi è la competenza, che la competenza per legge della Regione Campania non è né del Ministero ma della Regione Campania insieme ai comuni e alle province competenti, sono tre province là, competenti per territorio, però il Ministero dell'Ambiente non si vuole chiamare fuori. Allora che ha fatto? Ha costituito il perimetro complessivo delle tre province, dei 42 comuni e di tutti gli enti che sono presenti e ha fatto questo perimetro che si chiama Master Plan. Questo Master Plan che cosa vuol dire? Cioè un'attività di intervento coordinato e non a spot. Cioè si fa una cosa ma non si coordina con una cosa che si trova magari a fianco, si fa un depuratore per le fogne in X posto ma a fianco non si fa il depuratore, dico per dire, no, invece deve essere tutto coordinato. Questo è stato fatto, è stato depositato come bozza di master plan sul mio tavolo, l'ha fatto la segretaria generale dell'autorità distrettuale di bacino del sud che si chiama Vera Corbelli, la dottoressa Corbelli, d'accordo ovviamente sentita la Regione Campania e i comuni e le province. Adesso stiamo negoziando il finanziamento perché noi riteniamo che il finanziamento molto cospicuo, parliamo di centinaia e centinaia di milioni per fare tutto questo, però finalmente con una visione complessiva, debba andare nei cosiddetti fondi di sviluppo e coesione, gli FSC, che sono dei fondi europei che sono proprio destinati a questo tipo di macro attività, macro investimenti. Li sto negoziando con il ministro Provenzano, il ministro del Sud, che ne è il titolare, che già mi ha dato la disponibilità a intervenire in questo settore. Adesso è il momento chiaramente di definire gli atti amministrativi, però mai da soli, sempre insieme a Regione, Province e Comune, perché noi possiamo fare il perimetro, possiamo mettere le risorse, però il soggetto attuatore, come si dice tecnicamente, non può essere chiaramente il Ministero. Però il Ministero finalmente, secondo me, sta facendo quello che deve fare, cioè segnare il perimetro di ingaggio di questo grande inizio di un percorso che per troppi decenni, sì, più anni, decenni, non ha mai visto una regia unica. Adesso la regia finalmente la stiamo incominciando a definire fino in fondo. Ed è una domanda che per i nostri territori, soprattutto quando ci avviciniamo all'estate, è necessaria. Quella sulla terra dei fuochi, no? Si prospetta un'altra estate di roghi, come vi state preparando? C'è un servizio di monitoraggio, insomma, avete messo più misure in campo? Come vi state preparando ad affrontare il periodo estivo riguardo ai roghi? Beh, terra dei fuochi è una ferita aperta nella vita di tutti noi campani, in particolare per chi vive nelle zone di Napoli e Caserta, lo sappiamo tutti. Detto questo, la cosa nuova, le vere novità quali sono? Intanto che noi stiamo finalmente trovando una via di comunicazione seria, rigorosa, approfondita, direi anche operativamente robusta con i cittadini attraverso i comitati. I comitati si sono riuniti in una voce unica, si chiama Stop Biocidio, che compone tutta una serie di comitati variamente composta, però parlano con una voce unica. Questo è un bel segnale di partecipazione e di cittadinanza attiva, ma anche per il Ministero e per il Governo è un ottimo elemento di confronto, perché non disperdi le forze in tanti macro o micro tavoli, invece hai finalmente organizzativamente un percorso che costruiamo assieme. Contemporaneamente ho costruito un bel rapporto molto robusto che non avevo nel Conte 1 col Ministro dell'Interno, oggi ce l'ho invece con la Ministra Lamorgese, perché nel Conte 2 abbiamo un rapporto preferenziale con la Ministra Lamorgese, la Ministra dell'Interno, che non dico così per fare una battuta, è importante perché il Ministro dell'Interno attraverso
i prefetti del territorio rappresenta il governo nazionale sul territorio. Quindi abbiamo finalmente costruito il tavolo di chi fa cosa, quando, in che modo e con quale organizzazione presso la prefettura di Napoli, che è la prefettura, si dice, di coordinamento delle prefetture della Campania, perché è la prefettura capoluogo di regione, quindi che lavora insieme alla prefettura di Caserta per Terra dei Fuochi, e tutte le forze di polizia, più i vigili del fuoco, più l'ASL, più l'esercito, più l'aeronautica militare, in modo tale che ciascuno sa cosa deve fare e, come si dice, il perimetro d'ingaggio, in modo tale che le pattuglie sanno dove devono andare, a chi devono rispondere, come devono parlare tra di loro, perché è chiaro che il presidio del territorio è anche figlio del coordinamento operativo, altrimenti ognuno si sveglia la mattina e fa quello che ritiene di fare. Tutto questo adesso è organizzato. Non sto dicendo che quest'estate avremo roghi zero, perché è un ottimismo eccessivo secondo me, però io confido che potremo avere una diminuzione dei roghi. E sarebbe già un segnale importante che attraverso questi meccanismi, stop biocidio da una parte che ci sta dando una mano grandissima, quindi cittadini sul territorio, e dall'altra parte lo Stato, inteso come le forze di presidio, ci stanno dando una grande mano. Adesso è il momento dei comuni e della regione, che noi stiamo stimolando anche con delle risorse economiche che il Ministero dell'Ambiente di nuovo attraverso le prefetture mette in campo, perché tutti facciamo fronte. Io sono, non dico ottimista, ripeto, però spero e penso che ci sarà una diminuzione dei roghi, fermo restando che è chiaro che l'obiettivo finale è roghi zero. Nell'immediato, già se il trend lo invertiamo, abbiamo ottenuto un bel successo e vuol dire che il meccanismo funziona. E quindi su questa domanda poi dovremmo rivederci, non so, a fine luglio o a metà settembre, e riproporre la medesima domanda con i dati in mano. Volevo farle un'altra domanda circa l'impatto di guanti e mascherine, che sono diventati ormai dei nostri compagni di viaggio, e si sa che però impattano molto sull'ambiente, perché sono rifiuti particolari. Come state pensando di arginare lo smaltimento di questi rifiuti, che sono altamente inquinati? Allora, guarda, apprezzo molto questa domanda, perché è una domanda che mi consente di fare chiarezza. Mi spiego. Noi dobbiamo distinguere tra le mascherine che sono le cosiddette FFP2 o FFP3, cioè le facciali professionali ad uso sanitario, che chiaramente, se si usano nelle sedi sanitarie, qualunque essi siano, sono chiaramente a rischio potenziale di essere infette. E allora in quel caso ci aiuta un decreto del Presidente della Repubblica del 2003, quindi non l'abbiamo pensato adesso, era già noto il problema sanitario, ed è il 254 appunto del 2003, che dice come trattare in sedi sanitarie, quindi immaginiamo ospedali, immaginiamo cliniche, laboratori, quel tipo di rifiuti. E già hanno la loro storia, e tra l'altro non solo hanno la loro storia di sanificazione, ma hanno proprio la loro storia di trattamento dei rifiuti. Per cui quelli non ci preoccupano, perché non fanno null'altro che seguire una via, un percorso già disegnato. Allora, noi stiamo parlando di quali mascherine, per fare l'esempio concreto, di quelle che invece usa il cittadino che non era abituato a utilizzarlo, cioè noi che abbiamo famiglia, che ci troviamo per le città e quant'altro, andiamo a fare la spesa o così via. Quel tipo di mascherine noi sappiamo che sono, non sono mascherine di tipo sanitario, sono mascherine che sono di tipo più ordinario, cioè hanno una capacità sanitaria molto diversa, molto minore, anche se è vero che c'è una norma in questo senso. Allora, intanto, perciò ti ringrazio della domanda, facciamo chiarezza su una cosa. Io quando uso la mascherina, per esempio, cerco di utilizzare delle mascherine che posso reimpiegare. Perché? Perché le posso magari lavare a casa, sanificare a casa. Io utilizzo un sanificatore, adesso non vorrei fare pubblicità, ma noi usiamo il Napisan, per essere chiari, poi le stendo, le asciugo al sole e le posso riutilizzare. Mediamente hanno una vita di riutilizzo tra il 10 e le 15 volte.
Quindi che cosa vuol dire? Che se anche la usi 10 volte lavandola, come abbiamo detto, vuol dire che in un mese ne hai, ne hai bisogno di 3 a persona. Quindi una famiglia media, più per 4, 12, per 4 persone, una famiglia media ne usi 12 al mese. E questo già è un tema per dire, non è vero che si devono necessariamente utilizzare delle mascherine di tipo sanitario in famiglia, cioè l'usa e getta secondo percorsi sanitari, ma basta utilizzare quelle riutilizzabili appunto. Okay. E l'abbiamo detto perché così tu diminuisci in modo estremamente significativo la quantità di rifiuti. Poi facciamo un'altra chiarezza: se colui che le usa in famiglia o appunto per uscire a casa non ha motivo di ritenere di essere Covid positivo, quindi non è in quarantena, non c'è i sintomi del Covid, ma è una persona che le usa per precauzione e cautela, allora non ha la vicenda sanitaria che lo affligge, è semplicemente di precauzione, e quindi quando l'avrà dismessa può andare tranquillamente nella differenziata, non nella indifferenziata, una volta dismessa. Quindi si può continuare a fare raccolta differenziata. Perché ho detto tutte queste cose? Perché sta passando il principio che la mascherina, qualunque mascherina si impieghi, dopo è usa e getta, e quindi è getta dove? Invece non è così. L'uso e getta va nella indifferenziata solo se tu sei in quarantena o sei in Covid positivo e stai a casa. Tutto il resto sta, io in ospedale o in clinica, e quindi se la vede l'ospedale e la clinica. I casi quindi statisticamente sono così pochi che non si giustifica l'aumento dell'indifferenziata in modo così marcato. Ecco perché approfitto della tua domanda e ti ringrazio, perché mi consente di fare chiarezza ai cittadini, ed è anche un appello: non le dovete non solo in civile gettarle per la strada, non solo è, oltre che incivile, consentirmi di dire, stupido, ma è anche stupidamente inutile, perché se non avete quarantena o non avete un Covid positivo, ma voi potete trattarle tranquillamente con la logica della differenziata, cioè differenziare, dato che quelle di tessuto sono di tessuto e si gestiscono come qualsiasi materiale in tessuto, quelle che sono invece lavabili, reimpiegabili, ma non in tessuto, ma di origini plastiche, cioè derivati della plastica, tipo il polietilene per esempio, vanno chiaramente nelle plastiche. Tant'è vero che noi ci siamo messi d'accordo con una filiera, un consorzio di filiera dei rifiuti, che è il Polieco, che gestisce questi tipi di polimeri, perché loro possano raccogliere i guanti, che sono di plastica, possano raccogliere queste mascherine nella differenziata, sanificarle comunque per sicurezza del lavoratore e poi reimpiegare l'economia circolare e farla diventare altri materiali di plastica, e non si getta niente. È chiaro che non le potranno mai raccogliere se uno le trova, invece le butta su marciapiede piuttosto che sulla spiaggia o in acqua, come abbiamo visto. Quindi è un segno di inciviltà. L'appello che io faccio è inutile gettarle quando invece ha un senso recuperarle. Quindi c'è la probabilità che i cittadini preferiscano utilizzare mezzi privati piuttosto che pubblici, e che comunque non tutte le città, non tutti i territori dell'Italia sono predisposti ad esempio ad una circolazione ciclabile. Lei come crede che si possa cercare di deviare questa situazione, come si possa invogliare i cittadini poi a riprendere i mezzi pubblici? Beh, anche qua chiaramente c'è da fare un chiarimento. I mezzi pubblici è importante utilizzarli con le cautele del caso, tant'è vero che il Ministero delle Infrastrutture, che è competente per questa materia, ha dato le cosiddette regole d'ingaggio. È chiaro che sostanzialmente il mezzo pubblico, per la tipologia di garanzia che deve offrire, ti consente di entrare ovviamente con le cautele, cioè la mascherina, i guanti e quant'altro, e sederti in modo un po' più diradato. Quindi i posti mediamente sono diminuiti non meno del 50%, a volte anche qualcosa di più. Questo vuol dire che chiaramente il flusso di persone che si sposta si deve, come si dice, scaricare anche su altri mezzi di trasporto. In questo senso quindi
Noi chiaramente temiamo che si possano scaricare sui mezzi di trasporto privati, quindi auto o motociclette. Noi abbiamo pensato di stimolare l'uso, così come lo vediamo in tante capitali d'Europa, delle biciclette a pedalata assistita, a pedalata normale, piuttosto che il monopattino o che altro assimilabile, dando un bonus fino a 500 euro che paga lo Stato per l'acquisto di uno di questi mezzi. L'abbiamo pensata perché non avevamo molte alternative, perché i centri di maggiore aggregazione sono i centri medio-grandi, 50.000 abitanti residenti a salire, o le città metropolitane, che vuol dire quelle che un tempo si chiamavano province, che chiaramente hanno una movimentazione maggiore, tant'è vero che in Italia la platea di queste persone che vivono in città superiore a 50.000 residenti o città metropolitane è di 26 milioni di italiani, quindi sostanzialmente la metà, se ci pensi, in un numero, una quantità di superficie di metri quadri molto ridotta. Quindi abbiamo detto, chi abita là può comprare questo tipo di strumento, la bici assistita, pedalata assistita o assimilata. Perché? Perché lo scopo è, uno, abituarsi ad una mobilità sostenibile diversa, la stessa che puoi vedere ad Amsterdam, piuttosto che a volte a Londra, che a Parigi, a me, parlando delle grandi città, e che quante volte noi, anche quando andiamo lì per lavoro o per turismo, invidiamo e diciamo come sarebbe bello vederlo in Italia. Adesso sta diventando bello, perché è possibile. Tu sollevavi una questione molto, molto seria, cioè dice vabbè, ok, mi è dato questa opportunità, però poi io devo camminare su strade, esatto, carrabili, dove magari trovo la macchina che sfreccia, trovo il camion e comunque rischio molto. Allora, in parallelo, e mi fa piacere che mi hai fatto la domanda perché mi dai l'occasione di chiarirlo, in parallelo, oltre ad aver finanziato con i bonus l'acquisto delle bici e quant'altro, ho anche finanziato i comuni in ragione di 310 milioni di euro, una cifra consistente, per fare le piste ciclabili nuove, okay, ulteriori piste ciclabili. Quindi ogni comune che è interessato partecipa al bando ministeriale, molti lo hanno già fatto, la stessa Roma, città capitale, già le sta facendo, così come Milano, e può avere parte di queste risorse a condizioni che ovviamente faccia le piste ciclabili o le ciclovie, perché le ciclovie sono invece quel collegamento ciclabile tra una città e l'altra, per consentirti anche spostamenti una virgola più lunghi. Quindi in realtà l'abbiamo avuta questa visione più complessiva, al punto tale che nella stessa DL rilancio, la legge rilancio, noi abbiamo messo anche delle modifiche del codice della strada, tanto per dire, delle modifiche che consentono una maggiore tutela per chi va in bicicletta nelle grandi città, tutele che prima erano un po' più affievolite, quindi il codice della strada ti consente anche di essere più garantito, la casa avanzata, la striscia discontinua, la cartellonistica per i ciclisti e quant'altro. Quindi si sta iniziando questo percorso che secondo me è bello, perché ci porta in una mobilità sostenibile che prima noi invidiavamo ad altri e che oggi invece sta diventando casa nostra pure. Sempre per quanto riguarda questo bonus bici, c'è comunque il rischio che ci sia anche un click day. Come lei non crede che ci possa essere comunque con questo sovraccarico gran parte della popolazione possa restare poi senza la richiesta del bonus? Allora, intanto con piacere ti dico che tantissima gente sta comprando le biciclette. Questo quasi mi ha colto di sorpresa, in quel quasi che intendo, io mi aspettavo tanti acquisti, ma così tanti quanti quelli che sto registrando attraverso l'associazione dei produttori, ti dico la verità, non me l'aspettavo. Questo mi fa piacere registrarlo, perché vuol dire che l'italiano, il cittadino, la famiglia, era pronta ben prima di quanto la politica se ne accorgesse. E questo secondo me è un fatto importante. Noi poi ci stiamo regolando con una società del Ministero dell'Economia che gestisce i fondi, si chiama Sogei, proprio per evitare che ci sia non solo il click day, ma che ci sia il rischio chiaramente di inciampo della procedura. È chiaro che dal momento in cui la legge è stata approvata, il decreto legge, scusa, è stato approvato in Consiglio dei Ministri e diventerà legge, che occorrono
come tu sai, 60 giorni, come prevede la Carta Costituzionale, è chiaro che ci sarà c'è un tempo in cui il cittadino deve anticiparli questi 500 euro o la quota che gli spetta, perché devi farla prima, la devi prima trasformare in legge e poi devi fare, stai facendo il decreto attuativo. Quindi c'è un tempo di anticipazione e un tempo poi di recupero, però questo tempo noi lo stiamo utilizzando proprio con il MES per evitare che ci siano incasinamenti. Volevo farle una domanda sicuramente sull'impatto che ha avuto, sull'impatto ambientale che ha avuto questa pandemia nei nostri territori nazionali. Quindi abbiamo visto che questo stop ha sicuramente azzerato, o quantomeno ha provato ad azzerare le emissioni, emissioni che però con la ripartenza delle industrie sono risalite. Quindi volevo sapere qual è la situazione, sono previste nel DL delle norme per contrastare tutto questo? Allora, intanto io confermo che chiaramente il livello di inquinamento durante il periodo del lockdown è chiaramente sceso. È sceso ed è stato anche studiato a livello internazionale, quindi non è sceso solo in Italia, ma è sceso dovunque c'è stato il lockdown, fino addirittura a punte del 75%, che è tantissimo chiaramente, sono i tre quarti. È chiaro che dipende dal tipo di inquinamento, cioè quello che proviene, per esempio, penso al diossido di azoto, che ha una spiccata derivazione dall'uso di autovetture nelle grandi città in particolare, è sceso con punte veramente significative. Magari è sceso in modo percentualmente meno marcato per alcuni altri inquinanti, pensa alle polveri sottili tipo il PM10 o il PM2.5, perché se da una parte alcune azioni inquinanti per il lockdown sono si sono affievolite o hanno chiuso, per altre viceversa, tipo di riscaldamenti di casa, era il periodo invernale, no? Il lockdown invece sono aumentati, perché il riscaldamento di casa, certo, purtroppo quasi sempre è un vecchio tipo di riscaldamento, sei tutto in casa, chiaramente il tuo riscaldamento è attivo ben più ore. Però complessivamente, che si tratti di biossido di azoto, che si tratti di particolato, polveri sottili, che si tratti per esempio di gas climalteranti in genere, penso alla CO2, cioè all'anidride carbonica, sono comunque diminuiti. E questo è un segnale forte, cioè non c'era bisogno del lockdown per sapere che chiaramente le emissioni inquinanti sono di origine antropica, però semmai qualcuno l'avesse in dubbio, adesso chiaramente è scientificamente, pacchianamente direi, dimostrato che invece è proprio opera del mondo. Detto questo, è chiaro che la ripresa incide su questo tipo di emissioni, è fuori discussione, no? E l'abbiamo già visto pian pianino, di settimana in settimana, via via che il lockdown tende a diminuire. Però è anche vero che, almeno come Ministero dell'Ambiente, quindi parliamo del Ministero dell'Ambiente e parliamo dell'Italia in questo caso, noi il periodo di lockdown non l'abbiamo lasciato andare così in attesa di quello che sarebbe poi accaduto. Abbiamo costruito dei sistemi a questo punto di controllo. Questi sistemi di controllo fatti in termini di controlli amministrativi gestionali, cioè ISPRA e sistema agenziale ambientale, quindi su tutto il territorio nazionale, e controlli organizzati poi in modo un po' più repressivo o aggressivo da parte delle forze di polizia, in modo tale che abbiamo ricostruito o riorganizzato questo sistema in questi circa 3 mesi di lockdown. E i risultati, se andate a vedere, come statistiche ci dicono che sono premianti rispetto a chi pensava che finito il lockdown fosse dana liberi tutti, io ho quasi un'autorizzazione morale a poter inquinare perché sono stato chiuso, per esempio, in questo tempo. E non è così. E questo non è così. E questo è il tema dell'inquinamento, quello più grossolano, quello più forte. Poi c'è tutto il tema del singolo cittadino, se tu ti riferisci anche a questo, del singolo cittadino che cosa può fare. E là entriamo su alcune questioni che poi magari potrò sviluppare meglio nelle prossime domande. Pensa, per esempio, al bonus bicicletta, cioè la mobilità, la cosiddetta mobilità sostenibile. Sì, sarà una prossima domanda. È una domanda in ottica europea, riguarda il Recovery Fund e soprattutto la possibilità
di aver destinate delle risorse anche per questa famosa svolta green di cui tanto il governo parla, ma che poi gli italiani parlano da anni. Beh, guarda, allora noi abbiamo una serie di possibilità di strumenti finanziari che verranno definitivamente negoziati in sostanza all'inizio dell'estate per definirsi completamente. La proposta del Recovery Fund di 750 miliardi di euro, tra le altre proposte presenti sul tavolo, mi sembra una proposta seria. È una proposta che si deve trasformare poi in atto concordato con tutte le nazioni che compongono l'Unione Europea. Detto questo, la cosa importante del Recovery Fund, così come è stato proposto, ripeto, poi vediamo come verrà declinato, è che nel momento in cui viene accettato dei miliardi disponibili, nel caso di Special Italia, poco più di 170 miliardi di euro, deve essere però anche concertato con la Commissione. Che cosa vuol dire? La Commissione dice: non li potete però spendere, l'unica condizionalità che vi metto, non li spendete come ritenete voi e basta, ma concordiamo assieme. E un motivo c'è in questo, non è il timore di spenderli male da parte della Commissione rispetto all'Italia, ma è quello di far sì che queste risorse così ingenti siano spese nella direzione che l'Unione Europea si è data. Ma chiaramente l'Unione Europea e anche l'Italia, anzi l'Italia ha partecipato a quella linea. E tradotto, qual è l'elemento forte? È ovviamente la ripresa economica, e questo è fuori discussione, ma in chiave green. Cioè la Timmermans, che è il referente per la Commissione, il vice commissario, ha già dato questa indicazione. Guardate che queste risorse devono tener conto della svolta green che come Unione Europea noi ci siamo dati in tempi non sospetti, perché ce la siamo dati a dicembre, quando la Commissione prese servizio, dicembre del 2019, quindi prima del Covid ovviamente, ed era tutta indirizzata in quel verso. Ecco, quindi manteniamo questo verso e il rapporto di coordinamento deve essere in quella direzione, che per me chiaramente è manna dal cielo, no, ovviamente. E quindi penso e suppongo ragionevolmente che quella sia l'unica direzione possibile verso la quale andremo per riprendere finalmente dal punto di vista economico. Ministro, penso che i ragazzi siano stati abbastanza esaustivi. È uscita una bella intervista che la proporremo sia online, ma soprattutto anche le daremo due pagine sul prossimo numero del magazine. Grazie. Io personalmente, come associazione, soprattutto come attivista ambientale, le chiedo una sola cosa. Quest'anno per il nostro territorio, il litorale Domizio, sarà un anno difficilissimo ancora di più. Si spera solo che l'anno scorso abbiamo fatto un bel lavoro con l'onorevole Micillo, grazie alla Capitaneria di Porto abbiamo avuto dei bei controlli sul territorio, e quest'anno il mare sembra che ci stia dando ragione. Però l'attenzione, come le ha detto, aspettiamo degli interventi come il commissario per la depurazione di cui le ha parlato, come i sommozzatori per andare a colpire magari chi continua abusivamente a scaricare, anche sapendo che le responsabilità sono certamente della Regione Campania, ma anche su questo sembra che adesso consegneranno i nuovi depuratori, sembra che qualcosa si stia muovendo. Sì. Però è importante non abbassare assolutamente, neanche di un millimetro, l'attenzione, perché mi creda, qua al di là della pandemia la gente sta morendo per una crisi economica spaventosa, e abbiamo la responsabilità che il mare è l'unica risorsa che hanno. Se ci si mette tutti insieme, avendo anche la grande maturità di guardare a voi come istituzione al di là delle appartenenze ideologiche e politiche, e stare tutti uniti, perché se vogliamo ripartire, soltanto se si riparte dal recupero ambientale generale si può fare qualcosa della nostra speranza.
Noi abbiamo, come tutte le associazioni, riposto in lei, ci siamo schierati con lei e ancora oggi la riteniamo come punto di riferimento nazionale. E solo questo le voglio dire, ci stia vicino.